Concessioni sulle spiagge, canoni demaniali, balneari in rivolta. Sono parole che si sentono oramai tutti i giorni. E poi Bolkestein, ma che cos'è? È un uomo, no, che in sé per sé ha applicato un principio assolutamente condivisibile, cioè lui dice sostanzialmente, diciamo che la direttiva si chiama Bolkestein o direttiva servizi, tutti i soggetti che svolgono un servizio su area pubblica, per avere questo titolo, per avere questa concessione, tutte queste concessioni devono passare una procedura di evidenza pubblica, che in sé per sé noi lo condividiamo. È ovvio che la grande distinzione deve essere fra, nel nostro caso, laddove ci sono nuove concessioni, noi condividiamo col governo la possibilità, ovviamente, come giusto che sia, di procedere a una evidenza pubblica, ma laddove abbiamo già delle concessioni che hanno una storia di 100 anni, è impensabile applicare questa direttiva nuda e cruda, perché in realtà si vanno a svilire poi tutti quei principi che la stessa Europa dice, quindi la tutela dell'impresa, la tutela della proprietà privata, la tutela della piccola e media impresa. Queste diciamo sono cardini fondamentali per poter dare certezza all'impresa. E quindi, per concludere, la direttiva in sé non è sbagliata, ma laddove si va a calare su una realtà esistente che ha una storia in cui sono stati fatti investimenti, diventa assolutamente non più sensata ma insensata, diventa un esproprio delle aziende. C'è molto fermento nella categoria, nella vostra categoria degli imprenditori balneari. Che cosa vi aspettate come categoria innanzitutto dalla Regione Emilia-Romagna? Sì, sicuramente c'è molto fermento, ahimè poco di concreto, perché comunque passa il tempo e fino ad oggi si è riuscito a consolidare ben poco. Diciamo che la promessa che ci vengono fatte così dell'ultima ora è che nel giro di qualche mese il governo presenterà un disegno di legge su cui in modo doveroso si aprirà una discussione. Cosa ci aspettiamo dalla nostra regione? Ci aspettiamo una presa di posizione, come posso dire, che vada nell'orientamento di aiutare il sistema balneare oggi esistente. Aiutare in che senso? Far sì comunque che ritorni nel sistema balneare quella certezza che la direttiva servizi ha fatto perdere. Ecco, noi ci aspettiamo dalla regione che, vista l'importanza che il comparto balneare ha per il nostro territorio, possa essere la nostra regione capofila e quindi smarcarsi da questa posizione così un attimino incerta che ha avuto questi anni per una serie di motivi e che diventi appunto il traino, il locomotore di una posizione fondamentale che le regioni dovranno esprimere appunto nell'indirizzo di cercare semplicemente di riportare certezza nel rispetto della normativa, ma di riportare certezza nel sistema balneare. La Regione Emilia-Romagna si è fatta promotrice di un incontro con tutte le regioni balneari dove proveremo a concordare appunto come regioni una linea comune rispetto al testo di legge sulla revisione delle concessioni demaniali. Io penso che noi dovremo chiedere questa legge che venga intanto riconosciuta la valenza turistica e che venga riconosciuto il valore appunto degli stabilimenti balneari, degli operatori di spiaggia che hanno caratterizzato e che caratterizzano tuttora il prodotto turistico della nostra regione e delle nostre regioni italiane toccate appunto dal mare. Io penso che ci siano le condizioni, ecco, per definire una normativa che, stando dentro comunque la Bolkestein e quindi la direttiva europea, consenta appunto di dare garanzie agli operatori balneari di lavoro, di tutelare il lavoro che è stato svolto in questi anni, di riconoscere un valore commerciale adeguato di mercato alle aziende che in questi anni hanno costruito, portato avanti e valorizzato, e di chiedere all'Unione Europea anche una congrua proroga per consentire appunto agli operatori di ammortizzare gli investimenti che hanno fatto in questi anni e di dare continuità aziendale e garanzie non solo di occupazione ma anche di sviluppo turistico e imprenditoriale. Sulla Bolkestein, per quanto siano nebulose le posizioni a livello nazionale, invece le imprese balneari invece hanno una posizione chiara, netta, che si muove poi su 3 punti. Questo che dice lei è sicuramente l'aspetto importantissimo, cioè in questi ultimi 2 anni tutte le rappresentanze delle imprese balneari hanno condiviso e firmato un documento che rappresenta per noi, come posso dire, i punti fondamentali per poter trovare una risposta pur rimanendo all'interno di questa direttiva.
Ci tengo a ribadire con grande condivisione, questo documento è stato rinnovato al San di Rimini di quest'anno, è stato rinnovato recentemente alla Fiera di Carrara, rinnovato nel senso che tutte le volte apriamo una discussione su questo documento e alla fine tutte le rappresentanze nazionali per caduta regionale sui territori condividono i punti, i tre punti di cui lei mi diceva prima. Quali sono questi punti? Noi diciamo oggi, partiamo dal presupposto che il sistema balneare sia all'interno della direttiva servizi, quindi saltiamo la discussione di principio. Per poter far sì che questo sistema sia attuabile, ovviamente non è pensabile di stravolgere una normativa che ha 100 anni di storia, su cui si è creata l'ossatura del sistema balneare in poco tempo. E quindi chiediamo un doveroso periodo transitorio, cioè le rappresentanze delle imprese chiedono almeno un periodo trentennale per far sì appunto che il sistema balneare si possa riposizionare su queste nuove regole. Inoltre, in modo doveroso, diciamo, in caso di evidenza pubblica, pensiamo che riconoscere il valore commerciale delle imprese sia fondamentale. È impensabile oggi dire chi ha investito di più sostanzialmente viene più penalizzato, cioè chi ha investito, chi ha tante volte messo in garanzia dei propri beni privati, eccetera, deve vedere riconosciuto, in caso ci sia un'evidenza pubblica, la sua azienda, la sua proprietà, la proprietà privata. Questo è un diritto che innanzitutto lo sancisce l'Europa. Come ultimo punto, ma non in ordine di importanza, da più parti ci viene detto anche recentemente, un autorevole rappresentante del governo, il sottosegretario Barretta, dice: io penso che sia giusto ragionare anche su una nuova demarcazione della linea demaniale. Ecco, noi sul nostro territorio abbiamo pezzi di territorio che non hanno più le caratteristiche di demanio marittimo, hanno perso le caratteristiche di spiaggia. Su queste strisce, perché poi stiamo parlando di aree antropizzate in cui esistono i manufatti, aree che proprio non sono più fruibili come spiaggia, su queste aree lo stesso governo dice è possibile riconoscere ai concessionari un diritto di reale godimento diverso dalla concessione, quindi un qualcosa di più certo e di più duraturo. Su questi temi io penso che sia doveroso da parte della politica riuscire a intavolare un confronto con le imprese, con l'Europa innanzitutto. La politica deve andare in Europa, quello che noi chiediamo, confrontarsi su queste tematiche per poi arrivare alla presentazione di un disegno di legge da condividere con le imprese e trovare finalmente una soluzione a questa situazione che io dico è diventata quasi ridicola. Il tenere un comparto frenato in un momento di crisi è assolutamente contro ogni buon senso. Un progetto turistico e come hanno fatto altri stati, poi non c'è niente da inventare, la Spagna e il Portogallo con molta serietà sono andati in Europa, hanno presentato un progetto di riordino del loro sistema turistico e hanno trovato soluzioni anche per le concessioni demaniali con una proroga fino a 75 anni. E quindi le aspettative di un'impresa spagnola o portoghese non sono diverse da un'impresa italiana. La politica deve entrare e deve volere svolgere il proprio ruolo. Finora le regioni sono sempre state escluse dal confronto col governo, che giustamente si è confrontato con le associazioni dei balneari, ma ha, diciamo, in maniera sbagliata in questi anni, appunto, escluso, come dicevo appunto prima, le regioni dal confronto. Io penso che sia cambiato anche un po' il clima rispetto a qualche anno fa o anche a qualche mese fa. Oggi ci siano le condizioni appunto per ricostruire un dialogo proficuo e positivo con il governo, partendo appunto dal documento sottoscritto da tutte le associazioni dei balneatori, che appunto riconosca la necessità di arrivare a una revisione organica della normativa e della legge sul demanio, che parte appunto dal riconoscimento di alcuni principi, di alcuni caposaldi che sono quelli individuati e indicati appunto nel documento delle associazioni dei balneatori. Dobbiamo, penso, concentrare i nostri sforzi e il nostro impegno politico sulla richiesta di una congrua proroga, vedremo di quanti anni, all'Unione Europea, e sul riconoscimento del valore commerciale di mercato delle aziende, oltre naturalmente a una revisione della dividende demaniale finalizzata appunto ad adeguare la territorialità degli investimenti, la territorialità degli insediamenti a una situazione che nel corso degli anni è mutata radicalmente. Infine abbiamo voluto chiedere alcune osservazioni sulla mareggiata del 5-6 febbraio che ha duramente colpito la costa ed in particolare i lidi ravennati. Noi pensiamo che sia doveroso riuscire comunque
a riconoscere i danni economici alle imprese. Pensiamo che sia ancora però più importante riuscire a risistemare i territori e a ricostruire l'Arenile laddove è venuto a mancare. Il presidente Bonaccini ci ha garantito che per il prossimo inverno 2015-2016 verranno fatti progetti importanti, quello che viene definito il progettone, ossia il prendere sabbie a largo e portarle in battigia per ridare la giusta dimensione ai nostri arenili e per mettere in sicurezza il territorio. Quindi noi siamo fiduciosi che a fronte del suo impegno il prossimo inverno possiamo vedere interventi ancora più corposi per andare a risistemare le nostre spiagge. Allora, rispetto al progettone, noi siamo disponibili naturalmente a fare la nostra parte come regione. Abbiamo chiesto un impegno al governo di 15-16 milioni di euro per cofinanziare appunto progettone di ripascimento dell'intera costa e abbiamo più di una speranza che il ministro Galletti possa rispondere positivamente alla nostra richiesta e quindi inserire il finanziamento di questa strategica opera di difesa della costa nel piano statale sul dissesto idrogeologico. Per quanto riguarda il riconoscimento dello stato di grave emergenza, avremo anche risorse importanti per appunto dare consistenza e rafforzare già l'impegno della regione per consentire quindi la ricostruzione della linea di spiaggia e dell'arenile per consentire ai nostri operatori di iniziare nel migliore dei modi la stagione.